Massimiliano Salini, europarlamentare uscente, quindi lei ha già fatto la sua gavetta, se non ricordo male, è stato anche presidente di provincia. A lei in pochi sì. minuti un suo profilo. Ma io effettivamente ho avuto questa possibilità di amministrare il mio territorio, sono un cremonese, quindi prima di fare il parlamentare europeo, ho fatto il presidente della provincia quando. I presidenti venivano ancora eletti dal popolo, i presidenti della provincia. E dal 2014 sono parlamentare europeo e mi occupo di industria, ricerca e energia nella Commissione Industria e di trasporti e turismo nella Commissione Trasporti. Mi ricandido perché il mio Paese, l'Italia, ha bisogno di un'Europa unita all'interno della quale continuare a manifestare il proprio protagonismo economico. Molti italiani forse non sanno che l'Italia è uno dei paesi più esposti in termini di export verso gli altri paesi europei. Noi abbiamo un'economia da 1.600 miliardi, di cui quasi 300 miliardi all'anno sono export verso paesi europei. Provate a pensare che cosa ne sarebbe di tutto questo valore e di tutto il lavoro che ne consegue se avessimo ancora dazi e dogane interne. Siamo i primi fruitori di un'Europa che certamente, così com'è, ha bisogno di essere. Eh, Riregistrata, bisogna, come dire, ricordarle cos'è la sua origine. L'Europa non è un insieme di regole che insegnano ai cittadini come stare al mondo. No, l'Europa è uno spazio politico che ospita i migliori tentativi liberi dei cittadini. L'Italia in fondo è un paese fondatore perché è proprio la patria di questa libertà. Noi dopo la guerra siamo rientrati dentro il grande flusso della forza lavoro e della creazione di valore in Europa e nel mondo proprio perché abbiamo valorizzato la libertà di intrapresa, la libertà dei nostri cittadini. Non è sospettando della loro libertà che si ricostruirà una proposta all'altezza delle loro esigenze. Quindi di fronte alla minaccia sovranista o sedicente tale, noi proponiamo l'Europa che crede nella libertà delle persone.